Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel piccolo dormitorio che era dei Fratini nel 1916 per entrare nell'aula scolastica, luoghi di Padre Pio vissuti con lui qui quando aveva questo incarico della direzione di questi piccoli Fratini. Questo era il luogo di studio di questi piccoli ragazzi. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi qualcosa di importante che spesso viene tralasciato, ovvero nella storia della vita di Padre Pio. 1910, siamo a Pietrelcina, è il 29 novembre e c'è una richiesta forte da parte di questo giovane frate Pio da Pietrelcina a padre Benedetto, il suo ministro provinciale. Lui si trovava ancora a Pietrelcina perché questa strana malattia lo costringeva a stare a casa. Scrive: da vari giorni qua mi sento assai più male. Padre mio, il nemico, scrive Padre Pio, di nostra salute è talmente arrabbiato che non ci lascia quasi mai un momento in pace, guerreggiandomi in vari modi. La desidero da Gesù, la grazia di essere libero per timore che ho di offenderlo, e soprattutto desidero ancora che, volendomi più mortificare, mi mortifichi con dolori corporali, che l'accetterei di buon cuore. Pazienza, padre, soffro, è vero, ma ne godo assai, avendomi ella assicurato che ciò non è abbandono di Dio, ma piuttosto squisitezza del suo finissimo amore. Spero che il Signore voglia accettare queste sofferenze in soddisfazione di quelli che sono i miei innumerevoli disgusti che gli ho arrecato. Infine, scrive Padre Pio, il giovane Pio da Pietrelcina, che cosa è ciò che soffro in paragone di quello che per i miei peccati mi sono meritato? E qui la richiesta. Vengo, padre, ora a chiederle un permesso. Da parecchio tempo sento in me un bisogno forte, cioè quello di offrirmi al Signore come vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti. Questo desiderio è andato crescendo sempre più nel mio cuore, che ora è divenuto, saprei per dire, una forte passione. Io l'ho fatta, è vero, più volte questa offerta al Signore, scongiurandolo a voler versare sopra di me i castighi che sono preparati sopra per i peccatori e sulle anime purganti, anche centuplicandoli su di me, purché converta e salvi i peccatori e ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio. Ma ora, scrive Padre Pio a Padre Benedetto, vorrei fargliela al Signore questa offerta, con la sua santa ubbidienza. A me pare che lo voglia proprio Gesù e sono sicuro che ella non troverà difficoltà nell'accordarmi questo permesso. Mi benedico, padre, e preghi anche per me.